Seguendo l'esempio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in segno di amicizia verso la comunità cinese messa a dura prova dall'emergenza coronavirus, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha visitato la scuola media Verga e la scuola primaria Vamba di San Donnino a Campi Bisenzio, dove il 30% di alunni è di origine cinese. Insieme a lui il sindaco Emiliano Fossi, alcuni membri della giunta e la consigliera regionale Monia Monni. Sono delle giornate importanti perché comunque servono a confermare che la comunità, soprattutto la comunità di San Donnino, è una comunità che è ben controllata e quindi noi siamo costantemente aggiornati sulle circolari del Ministero e sia del MIUR che del Ministero della Sanità e stiamo seguendo tutte le indicazioni. Qui a San Donnino, dove c'è il nucleo storico di insediamento dei cinesi in Toscana, e come si può vedere c'è serenità, la situazione come avete sentito è sotto controllo, e sono tanti cinesi in Toscana, contribuiscono al lavoro, contribuiscono all'economia, alla vivacità della Toscana, al mantenimento delle scuole, perché se il 30% dei bambini non ci fosse si chiuderebbe tante scuole. La nostra è una comunità molto forte, molto coesa e che non si lascia impressionare facilmente, quindi è una situazione che viviamo con tranquillità, che non vuol dire mancanza d'attenzione, vuol dire che monitoriamo in continuazione la situazione, siamo in rapporto fortissimo con le scuole, con la ASL, con le comunità e le associazioni di origine cinese, però ecco, non registro situazioni di preoccupazione eccessiva, un'attenzione forte come quella che ha l'amministrazione, questo sì. E alla fine della visita, foto di gruppo, tutti insieme alunni e istituzioni, in un clima festoso all'insegna dell'integrazione.